la palla è dalla parte opposta. Sono in ritardo. Ma anche il discorso di Nick, come si farà senza Nick, Beh? Farò io. Raga Laia, come ti senti? Allora, ti vedo fumato oggi. Ma fumato per niente, sono stanco, ho appena cambiato la gomma della macchina che ho bucato, non fumo ragazzi. Torneo che è iniziato malissimo e si sta concludendo anche peggio. Ma te che adesso prima di accendere la telecamera mi hai appena detto che non sapevi che giochiamo alle 9, ma te che hai fumato? Tu mi hai detto giochiamo sempre alle 10, bastardo. Ragazzi, oggi è apertura di fretta, siamo in ritardissimo, la gente è già a scaldarsi. Quindi la partita ovviamente oggi è importantissima, possiamo anche pareggiare perché per differenza di reti saremmo comunque passati, però oggi sicuramente non si può perdere, altrimenti siamo fuori dal torneo. Facci vedere il fisico, il tuo allenamento, 100 push-up giornalieri. Qual è stato il tuo discorso motivazionale quest'oggi, Nick? Allora, il discorso non l'ho fatto, perché tanto giochiamo uno, non gioca come cazzo mi pare, che cazzo il discorso l'ho fatto. Se non facciamo risultato non siamo passati, Nick. Come possiamo non fare risultato, ragazzi? Non possiamo non fare risultato, è proponibile questa cosa, assolutamente. Andiamo in campo adesso a vedere che lasciamo lo spogliatoio ai ragazzi. E allora eccoci al terzo ed ultimo incontro di qualificazione di questo torneo Novi, FDM Team vs Gold Academy, una partita già decisiva per sancire chi passerà il turno come seconda classificata. Tutte e due le squadre sono a 3 punti, allora quest'oggi è veramente una finale e si parte con lo scarico all'indietro di Randazzo. Ancora possesso per l'FDM Team con Pete Baroni che va lungo a cercare Pressato, giocatore che l'anno scorso è arrivato fino in finale con questa squadra. Quest'oggi ritrova le chiavi della sua porta, mentre Walid gioca per Pressato, il numero sul 6, poi calcia con deviazione. Sarà calcio d'angolo, mentre FDM si scalda. Va proprio Walid, lo scambio con Arbi, poi scodella al centro, la palla passa per Pressato che cerca di controllarla. Poi si rifugia in Allen Calaia, che non ha soluzione, allora porta la sfera, cerca di inventare il 77 che gioca al centro, deviazione del portiere, ancora calcio d'angolo e ancora Walid, direzione Arbi, la palla però si perde a lato, sempre il 14 per il 10 che prova a duellare col 77 dell'FDM Team, rimessa in gioco per i giocatori nero-verdi. E il 3 si proietta già in attacco col sinistro. Pit Baroni neutralizza, poi Randazzo cerca lo slalom. Il suo destro è di facile preda per il 12 in casacca rossa. Arbi dentro per Beppe Gamberini. Palla geniale, ma l'11 non inquadra lo specchio della porta. Allen Calaia forza la verticale, capisce tutto il 3 avversario che può transizionare in avanti. Pensa alla conclusione. Poi larga a sinistra per il 14 che torna dal 3. Arbi, la palla è buona per Randazzo. Deviazione di Gamberini. Sarà calcio d'angolo. Zandi, dopo lo scambio da calcio d'angolo, gioca al centro per il 3, che prova a girarsi, ma è schermato da Allen Calaia. Dunque il 16 ritrova la sfera e calcia. Però c'è un'ottima copertura di tutta l'FDM Team che prova a ripartire ora con Gamberini Pressato. Però il possesso è sempre in favore della Gold Academy, che cerca ora il pertugio giusto. La palla in avanti di facile preda nuovamente per chi, se non per Pietro Baroni. Bello lo scambio, Pressato, Walid, poi il sombrero del 7 sul 16. Pressato cerca la porta, deviazione. Sarà calcio d'angolo, mentre entra ora Fabio Di Mauro che tocca il suo primo pallone. Ancora il Folletto con la 9. Si rifugia in Capatti, nuovo acquisto, prova il mancino. Ma il tiro è telefonato per il portiere avversario. Intanto Molare in avanti per Pressato che incrocia e porta avanti i suoi. Matteo Pressato, una sicurezza di questa squadra. Rivediamo anche il replay, il suo diagonale chirurgico per stabilire l'1-0. Ma vediamo la reazione della Gold Academy con Randazzo che non controlla bene, ma è ancora possesso per i neroverdi. La palla girata dalla parte opposta per Zandi, chiuso da Capatti, un po' di confusione, arriva Randazzo dalle retrovie e buca Pietro Baroni. È durato pochissimo il vantaggio per Fabio e compagni, uno stacco infelice di Abra Calaia che ha favorito Randazzo. La sua conclusione al volo è veramente tanta roba, ma riparte subito Molara con la 22. Nuovo acquisto anche lui, vuole accendersi, vuole subito far vedere il suo potenziale, mentre FDM dribbla secco un suo avversario, poi calcia col destro debole. Para l'uno avversario, adesso attenzione alla difesa della Gold Academy che rischia un po' sulla pressione dell'FDM. Calaia sul portiere, poi arriva anche Pressato, forse un fallo su di lui, si prosegue il 30, pensa alla conclusione che prova, poi arriva Molara dentro FDM che incrocia, riporta avanti i suoi, chi se non Fabio Di Mauro. Aveva preso anche un colpo Matteo Pressato,
che ora viene anche assistito dai suoi compagni di squadra. Intanto abbiamo rivisto il replay, veramente un'ingenuità clamorosa in questo caso da parte del portiere degli avversari. Fabio riconquista intanto una nuova sfera e un nuovo possesso, allarga il gioco per Abrakalaya, il 30 serve per Molara. Il portiere era rimasto impietrito dalla conclusione del 22. La palla però sibila vicino al palo e si perde sul fondo. Calaia intanto perde un altro pallone, calcia il 10! Arriva il gol di Zandi, 2-2. Una partita incredibile. Ad ogni gol dell'FDM Team equivale una reazione praticamente immediata per i neroverdi, che si portano nuovamente sul punteggio di parità. Intanto Allen Calaia pasticcia un po' col pallone, arriva Walid a provare a dargli una mano e allargare il gioco per il 9 dell'FDM Team, che ora prova le finte di direzione, cerca il sinistro giro Fabio. La sfera però si perde a lato. Ricordiamo che alla Gold Academy non basterebbe questo risultato, serve infatti la vittoria. Mentre l'FDM Team sprinta in avanti, è 4 contro 3, Walid dentro a Abrakalaya, arriva dalle retrovie anche Molara, lo vede il 30, attenzione al 22 che pensa alla conclusione, che prova! Christian Molara si presenta così alla sua prima presenza nell'FDM Team, un destro bellissimo che bacia il palo e poi si insacca in fondo al sacco. 3-2 FDM Team, che comunque sta dimostrando una certa padronanza all'interno del rettangolo di gioco, però deve evitare quelle disattenzioni che potrebbero costargli carissimo. L'imbucata dell'11, recupera Pietro Baroni, fischietto in bocca per il direttore di gara, non c'è più tempo. Si concludono così i primi 25 minuti col vantaggio da parte dell'FDM Team. Raga, la palla è dalla parte opposta, l'esterno va basso. Capito, raga? La palla di qua, l'esterno basso dall'altra parte, perché aiuta in difesa. Giochiamo 2-3-1, dopo un po' vediamo come va, facciamo 3-1-2. 3-1-2, i due esterni più bassi, ma è uguale. Fabio, giocare in mezzo davanti. No, è uguale, davvero, uguale. Dove vuoi giocare? Dove preferisci, in mezzo al campo o esterno? Tra mezzo campo e esterno è uguale, davvero. Oh, raga, giochiamo così, presso a destra, io gioco in mezzo davanti e fa a sinistra. E dopo le ultime indicazioni del mago del palazzetto dello sport di Baricella, si riparte per seguire assieme i secondi 25 minuti di gioco. L'FDM Team per preservare questo punteggio e portarsi a casa la seconda qualificazione ai quarti di finale nel giro di 2 anni, negli ultimi 2 per l'appunto, proprio quando ha partecipato la squadra di Fabio e compagni. Ma seguiamo intanto il 22, si va a riprendere la sfera Zandi, che poi se ne esce con un gran numero e si porta a casa anche un calcio di punizione. Capatti allarga a destra direzione Pressato, che sfida il 10, la finta non funziona, ma la palla arriva comunque a Fabio Di Mauro, che è chiuso da due uomini, scodella dalla parte opposta per Molara. Il 22 mette giù la sfera, poi cerca una soluzione, si accentra, soluzione altrettanto rischiosa perché riparte in contropiede la Gold Academy in 3 contro 2. Attenzione allora Zandi che calcia, para Pit, poi ancora Zandi, riporta tutto sul punteggio della parità la Gold Academy grazie al proprio numero 10. La prima conclusione respinta da Pietro Baroni, ma sulla seconda del giocatore nero-verde nulla ha potuto il 12 dell'FDM Team, proprio ora in possesso, verticale a Abrakalaya, poi il 22 torna da Nick, la sfera passa e arriva Fabio che va da Pressato che torna dal 9, ma non riesce a raggiungere la sfera il capitano della squadra in camisetta nera. Intanto Molara forte al centro per Fabio, ma c'è stata deviazione, sarà calcio d'angolo con FDM che va direzione secondo palo, ma sia Pressato che Nick Abrakalaya attaccano il primo. Proprio il 30 in possesso, chiama l'inserimento di un compagno, forza la verticale, capisce tutto, la retroguardia nero-verde, poi forza anche un fallo, un po' di confusione, FDM anticipato proprio da Zandi che va al rilancio lungo e fa ripartire i suoi con l'arma più letale, ovvero il contropiede. Seguiamo il 9 che cerca il dribbling su Capatti che riesce, attenzione, scoperta la difesa dell'FDM Team, il 14 calcia, forse c'è stata anche la deviazione di Gamberini, la palla sbatte sulla traversa e si salva ancora una volta la formazione di Fabio e compagni. Calaia tira, ma c'è la parata del numero 1 avversario, sempre ora il 14 che cerca la sventagliata, chiusura di Molara, ma la sfera è buona poi per il 9, Capatti se lo divora e fa ripartire il 7 dell'FDM Team che può distendersi. Pressato pensa e prova la conclusione, l'1 para e il 3 disinnesca definitivamente l'operazione quarta rete per l'FDM Team.
Adesso ancora in avanti la Gold Academy. Partita bellissima, entrambe le squadre vogliono vincere e portare a casa questa qualificazione per i quarti. Molara imbucata direzione Pressato, il tocco di Fino di Matteo Pressato ed è 4-3. FDM Team quando ne mancano 14 allo scadere di questa partita. L'operazione non è ancora compiuta, ma si è indirizzati sulla giusta via. Adesso bisogna difendersi, bisogna contenere i danni. Calcio d'angolo Gold Academy, direzione secondo palo Randazzo, alta, altissima, ma insiste ancora la Gold e ancora una volta non inquadra lo specchio della porta, la squadra che vuole raggiungere il secondo posto in classifica, ma per farlo deve fare due reti quando mancano 12 minuti al termine. C'è un calcio di punizione per Fabio e compagni, Arbi sul punto di battuta, il tocco per Guallo, il suo sinistro finisce però altissimo. Gamberini, anticipo secco sull'11 avversario, Beb Guardiola, Gamberini la prova, la palla si perde di pochissimo, a lato, stava per trovare un gol incredibile, Beppe Gamberini, intanto FDM se la riprende, Walid cerca ancora il 9, ma chiude la retroguardia avversaria che si copre così e si riesce a portare a casa anche un calcio di punizione. Calaia, tocco corto direzione Capatti, imbucata per Molara che vuole sul secondo FDM, chiuso però dal 3 della Gold Academy che prova ad uscirsene, fallo poi di Allen Calaia e allora può attaccare ancora una volta la squadra nero-verde, il 4 va dal 7 di testa, Pit Baroni chiamato a eseguire un vero e proprio miracolo mentre si può distendere dalla parte opposta a Fabio Di Mauro in 3 contro 3, cambia a campo poi andando a sinistra da Walid, di fronte a sé ha il numero 4, non lo salta e allora deve tornare indietro, sempre da Nicca Bracalaia, Wallo perde il possesso, può ripartire ancora una volta Randazzo che cerca di giocare la sfera, un parapiglia con il compagno di squadra, poi è tutto buono, se la riprende Arbi che può far distendere ora i suoi, allarga il gioco a destra per FDM, lo stop un po' lungo, poi lo scavetto, la parata del portiere in camisetta orange. È veramente tanta roba. Era rimasto in piedi fino all'ultimo. Intanto Zandi dentro Randazzo. La sterzata su Calaia, Randazzo! La piazza così e ristabilisce la parità. Bellissimo lo stop. Poi il suo sinistro ad aprire. È una sentenza per tutta l'FDM Team. Mancano ormai poco più di 4 minuti di gioco. Il punteggio è 4 pari. L'FDM non deve sbagliare perché equivarrebbe a dire eliminazione. Lo sa Pressato che va da Molara. Direzione secondo palo. Allen Calaia la riporta subito avanti per i suoi quando mancano ora precisi 3 minuti e 50 secondi. Un punteggio importantissimo in ottica qualificazione dove si potrebbe prendere ancora un gol ma mantenere ugualmente il passaggio al turno successivo. Intanto Fabio Di Mauro domestica un ottimo possesso e lo gestisce con Calaia che torna dal 9, Fabio Di Mauro uno sguardo al centro, cerca Pressato, la chiusura della Gold Academy che è ancora viva, sventagliata lunga poi direzione Randazzo, Pietro Baroni la fa sua, intanto ancora il 6 verticale per Randazzo che cerca il 14, Calaia riesce a chiudere, poi si impappina un po' col pallone, calcio di punizione, proprio Randazzo all'indietro per Zandi che prova il destro, altissimo, gli autori delle reti per la Gold Academy hanno cercato di congegnare qualcosa che però non è stato pericoloso. Intanto a Bracalaia quando siamo all'interno del primo ed unico minuto di recupero che ha concesso il direttore di gara, palla lunghissima, l'arpione è il portiere della Gold Academy che cerca di far ripartire immediatamente i suoi ma non c'è più tempo, l'FDM Team è qualificata ai quarti di finale con tanta sofferenza in un percorso non sicuramente limpido, però Fabio e compagni sono riusciti ad agguantare quello che era l'obiettivo, ora però testa ai quarti in una partita difficilissima. Post gara. Sessioni post partita, vittoria striminzita da parte del portiere ritornato Pit Baroni e Abracalaia che si sta rifocillando. Alla fine l'importante è vincere, ma vi ho detto bisogna vincere. Cazzo me ne frega di come abbiamo giocato. Se siete arrivati fino a qui ragazzi mettete like, iscrivetevi al canale. Lo sa anche Nick, l'ha imparata. Il nuovo acquisto che ci ha portato Nick. Impressioni? Impressioni? No, ce l'ha. Però sì, siamo molto disuniti. Acquisto della Bugadara, comprato con 3 drink e 50 euro. Secondo te cosa manca a parte 2 difensori, un centrocampista e 2 attaccanti? Secondo me possiamo far meglio, siamo un po' disuniti, si allunghi, dobbiamo giocare un po' più attaccati, soprattutto davanti, tornare magari dietro, stare un po' più uniti, però ci siamo, secondo me gli elementi sono buoni. Ci sono. Secondo te il cazzo che prenderemo alla prossima partita sarà tanto grosso? No, niente cazzo. È il king.
il ragazzetto, il ragazzo, ormai è cresciuto, merda, mi ricordo, quando eravamo piccolini, noi giocavamo al campo, lui veniva a vederci, 6-7 anni, veniva lì, noi ne avevamo 12-13 già, dovrà andare da qualcuno, adesso a tutti. Nonostante la gente non capisca un cazzo, per me l'MVP è questo signore qui oggi. Cioè è assurdo che il più forte dei nostri viene dal calcio a 5 e gioca fisso a calcio a 5 da 10 anni. Cioè sta cosa è scandalosa secondo me. Chi ha fatto la squadra? Infatti ho chiamato il migliore. Oh, il primo che ho chiamato è lui. E la cosa è che Beppe era il sostituto del sostituto del sostituto, è venuto e poi ha spaccato, porca troia. Ho detto Beppe non lo chiamo neanche se mi collassa qualcuno. E poi alla fine Beppe Guardiola se la cava così. Ti vedo scosso, fa una delle tue peggiori prestazioni da quando giochi a calcio. Ma cos'è? Ho vinto l'MVP, sì. Oggi MVP è Beppe. Comunque bro, impressioni su questa partita? Contento della qualificazione? Sì, l'obiettivo raggiunto, c'è da fare qualcosa di più le prossime partite, ma i campioni si impegnano quando conta. Quindi ragazzi, ci siamo qualificati per i quarti di finale, è tosta la prossima, sono quelli che vincono il torneo da 4 anni di fila, però noi aggiungeremo un paio di tasselli, tra cui uno youtuber famoso, quindi cercate anche di indovinare nei commenti chi è e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!